qui, colleghe, colleghi, Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Padova, Presidente delle associazioni forensi, signore e signori magistrati. Ci sono avvenimenti che, pur non toccandoci da vicino, perché avvengono in luoghi geograficamente lontani da noi, sono capaci di scuotere le nostre coscienze, interrogandoci nel profondo di noi stessi sulle ragioni più autentiche per le quali abbiamo scelto in un certo momento della nostra vita di indossare la toga e di dedicare la nostra attività professionale, in definitiva la nostra vita alla giustizia. E parlo di toga senza alcuna distinzione tra i ruoli che rivestiamo. È per questo che oggi ci troviamo così numerosi, avvocati, magistrati, rappresentanti delle istituzioni, cittadini. Oggi vogliamo ricordare la vicenda professionale ed umana della collega turca Ebru Dimdik a 30 giorni dalla sua morte. Lo facciamo indossando la nostra toga, pur non trovandoci in udienza, per affermare, per simboleggiare l'importanza che attribuiamo a questo momento per noi tutti solenne. L'Ordine degli Avvocati di Padova, la Comunità degli Avvocati di Padova, italiani, la magistratura, anche associata, la società civile, hanno appreso con dolore della scomparsa a 42 anni dell'avvocata turca Ebru Dimdik il 27 agosto scorso, dopo 238 giorni di sciopero della fame. L'avvocato Dimdik era stata arrestata insieme ad altri 18 colleghi dell'associazione CHD per il suo impegno nella difesa dei diritti civili in Turchia. E detenuta da quasi 3 anni, era stata condannata a 13 anni e mezzo di reclusione con l'accusa di appartenere ad un'organizzazione terroristica. L'unica colpa dell'avvocato Dimdik è quella di aver esercitato le funzioni di avvocato, difendendo con competenza e passione i cittadini invisi al governo turco ed accusati di terrorismo, secondo l'inaccettabile ma reiterato schema che sovrappone la figura del difensore a quella del proprio assistito. Il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul ha definito il processo al quale Ebru è stata sottoposta inaccettabile dal punto di vista giuridico, un processo farsa, un processo nel quale i difensori non hanno potuto controinterrogare e neppure conoscere il nome dei testimoni che l'accusavano di terrorismo. A febbraio di quest'anno, in protesta per le condizioni carcerarie, le violazioni dei diritti di cui era stata vittima nel corso del suo processo, è entrata in sciopero della fame assieme al collega Aytaç Ünsal, di recente scarcerato per fortuna. Sono significative le parole utilizzate dai colleghi per annunciare la loro iniziativa non violenta e, se mi permettete, leggerò la loro dichiarazione, che è del 12 febbraio del 2020. Questa dichiarazione è intitolata La dignità è al di sopra della morte. Siamo stati minacciati, ma abbiamo continuato. Siamo stati censurati e isolati, ma non ci siamo lasciati scoraggiare. Siamo stati strattonati, le nostre braccia e i nostri crani sono stati fratturati durante le torture subite, ma non ci siamo arresi. Siamo stati cacciati dalle aule di tribunale, le nostre richieste sono state rigettate o rimaste senza risposta. Ci abbiamo provato e riprovato. L'uso delle sofferenze sui prigionieri come strumento di tortura deve essere fermato. Siamo in sciopero della fame per difendere la dignità umana contro l'isolamento e la tortura dei prigionieri. Facciamo lo sciopero della fame per dimostrare che non saremo mai impotenti, che non rinunceremo mai a rivendicare i nostri diritti e a difendere la nostra dignità, che è un bene supremo. E vinceremo. Come sapete, sono stati inutili gli appelli per un giusto processo ai giudici e alle autorità turche, l'ultimo dei quali è stato pubblicato su due importanti quotidiani turchi domenica 23 agosto e sottoscritto anche dalla Commissione diritti umani del Consiglio dell'Ordine, coordinata dall'avvocato Giuseppe Pavan e da molti avvocati padovani. Il 14 agosto scorso la Corte di Cassazione turca ha respinto il ricorso per la liberazione di Ebru, ormai ridotta a pesare 30 kg, dichiarando l'insussistenza di prove che fosse in pericolo di vita o che vi fossero rischi attuali per la sua incolumità fisica. Come ricordavo, centinaia di avvocati in tutto il mondo si erano mobilitati per la sua liberazione, quella di Aytaç Ünsal. Quella di Ebru è quindi una morte voluta,
voluta dal regime di Erdogan, dalla magistratura adesso asservita, depurata ovviamente dai magistrati indipendenti. Come sapete, la magistratura ha subito oltre 5.000 licenziamenti e numerosi magistrati sono stati arrestati. E ricordo che proprio un anno e mezzo fa, in occasione di una visita di Erdogan in Italia, abbiamo partecipato alla manifestazione promossa dall'Associazione Nazionale Magistrati contro questa situazione. Si è rimasti sordi agli appelli per la sua liberazione, si è scelto di non intervenire. Il suo, in definitiva, è un omicidio giudiziario, figlio dell'abuso, di una violenza cieca perpetrata da un sistema penale che è del tutto privo ormai di quelle garanzie che ne dovrebbero costituire i punti cardinali. E Brooklyn Tink è morta da avvocata per perseguire quegli ideali di libertà e di tutela dei diritti che ne avevano animato l'attività professionale, come molti altri avvocati fanno in molti angoli del mondo, minacciati da regimi e sistemi autoritari. D'altronde l'avvocatura, così come la magistratura, il giornalismo, la storia ce lo insegna, sono molto spesso una delle prime voci da sopprimere quando si vuole imprimere una svolta autoritaria. La toga di Ebru, quella che noi oggi indossiamo, è il simbolo di chi non si sottomette, di chi non si piega all'ingiustizia, di chi è disposto a pagare qualsiasi prezzo perché vengano rispettati i diritti di tutti, di chi è pronto a qualsiasi sacrificio per il diritto e per la giustizia. In Turchia si muore per aver fatto il proprio dovere di difensore, per aspirare ad un giusto processo, per la difesa dei diritti umani e civili. Nei confronti di Ebru abbiamo tutti un debito che siamo chiamati ad onorare, ricordando che quando vengono attaccati gli avvocati e la funzione difensiva sono oggetto di aggressione i diritti dell'individuo e le sue libertà. La storia di Ebru Dintic parla anche a noi, perché io ritengo che sia compito dell'avvocatura, della magistratura, proseguire nell'impegno per la difesa dei diritti umani e dei loro difensori, per l'autonomia stessa della magistratura e dell'avvocatura, non dimenticando il sacrificio di Ebru Dintic, un esempio per chi crede nel diritto e nella giustizia. Oggi vogliamo anche ricordare in questa occasione la situazione della collega iraniana Nasrin Sotoudeh. Nasrin ieri ha interrotto lo sciopero della fame. Nasrin è un'avvocata iraniana condannata alla pena detentiva di 33 anni di reclusione, alla pena corporale di 148 frustate, che ha iniziato da circa due mesi fa lo sciopero della fame sfidando il regime che l'ha condannata solo per aver esercitato il diritto di difesa, assistendo i difensori dei diritti civili perseguitati dal regime, per essersi battuta per i diritti delle donne, in particolare le cosiddette ragazze di via rivoluzione che si sono tolte il velo obbligatorio sventolandolo come una bambina. All'Europa, che le ha assegnato nel 2012 il premio Sakharov e proprio qualche giorno fa il premio Travieux dei diritti umani, ha chiesto di tenere alta l'attenzione sui diritti civili nel suo paese. A seguito dell'emergenza sanitaria, Nasrin ha annunciato l'inizio di uno sciopero della fame per chiedere il rilascio dei prigionieri politici in Iran, una decisione presa per i timori che la sicurezza dei detenuti potesse essere messa a repentaglio dall'epidemia che sta travolgendo il sistema sanitario iraniano. Per indurla al silenzio e all'impotenza hanno arrestato senza accuse sua figlia nel tentativo di spegnere il clamore mediatico della sua protesta. Ora Nasrin, 57 anni, è ricoverata in ospedale. È una buona notizia che abbia interrotto lo sciopero della fame, però io credo che sia indispensabile non far calare il silenzio sulla sua battaglia di libertà contro ogni tentativo di oppressione, di mortificazione dei diritti della persona, della dignità di credere nel diritto e nella giustizia. Oggi, come vedete, è collegata con noi una collega, si chiama Ceren Uysal. Ceren è una amica di Ebru Dintic e di Aytaç Uysal, è nota al mondo dell'avvocatura perché è stata invitata e ha partecipato al Congresso Nazionale Forense di Rimini alcuni anni fa
per spiegare quale fosse la situazione della tutela dei diritti in Turchia. Oggi ci porterà un ricordo e il suo pensiero sulla tragica sorte di Ebru. Yeah, hello. We are very pleased to have you here with us. And if you want to start, you've seen all of us. We are very, very many of us here. So if you want to say something. Good afternoon, everyone. Dear colleagues, dear presidents. First of all, I would like to thank you all for inviting me and giving me this opportunity. After seeing you there, I think I'm a little bit emotional, but it will not be a very easy speech, I guess. This time, when I'm thanking you, I'm not just talking about giving me the chance to make a speech here, because today is really very different than the other days for me. You know that I was one of the lawyers who was trying to organize the international solidarity campaign for Ebru, but I consider myself also as a friend of Ebru. Yeah. Can you just stop a second to translate? Vabbè, io credo che abbiate capito tutti, no? Non serve, lei ringrazia perché siamo noi tutti qua, è un momento molto per lei emotional, molto emotivo, per cui avete visto anche prima, insomma, si è un po' commossa quando l'abbiamo fatto vedere tutte le persone che erano qua. Dice che è un'amica di Ebru, oltre a coordinare da dove si trova in esilio la campagna di sensibilizzazione. Ok. I know Ebru personally. I worked with her. I traveled with her. We participated in many trials together. We participated in many demonstrations together. We organized campaigns together. We sang together. We laughed together. We became angry together. Therefore, we have memories, or at least I have memories. So today is different than the other days for me because I have the chance to show my respect to her. As you know, I am not living in Turkey. I couldn't participate in her funeral. I couldn't be a part of any memorial events. And besides the conferences or the webinars that I participated in, today what we are doing in Padova is the first memorial that I could have a chance to participate. So this is very significant to me. Avete capito, dice che lei non ha potuto partecipare a nessuna manifestazione di ricordo, nonostante lei fosse molto vicina ad Ebru. Questa è la sua prima occasione di poter partecipare a una commemorazione. Lei ha condiviso con Ebru tutto il suo percorso, pur non avendo poi potuto partecipare al funerale. Okay. So I accept this opportunity to say, I want to use this opportunity to say goodbye to Ebru. So please accept my apologies. I will not speak to you. I prefer to speak to Ebru today. Sì, dice, coglie questa occasione per dare il suo addio ad Ebru, per cui si scusa se non parla con noi, ma parla direttamente con Ebru. So, dear Ebru, today we received the observations of the government regarding our application to the European Court of Human Rights demanding your immediate release. Our colleagues called me and told me that your heart stopped beating. Cara Ebru, oggi abbiamo ricevuto la memoria del governo relativamente al tuo rilascio e ho avuto la notizia del fatto che il tuo cuore ha smesso di battere. Si sta riferendo a qualche giorno fa, naturalmente, quando effettivamente la notizia della morte è arrivata insieme alle osservazioni del governo tuo. So Ebru, this is difficult to define how I felt. But I know that you know these feelings very well because we had the same feelings when we were informed about that young boy, Berkin Elman. We had the same emotions when we heard about the so-called work accident and the death of more than 300 miners.
I know that you had these same complicated feelings when you were in prison and when you heard that your clients are dying one by one. So I know that you are the best person who can understand how difficult to define these emotions. Dice, so che tu puoi capire quello che io provo adesso perché eravamo insieme quando abbiamo avuto la notizia del decesso del ragazzo che loro difendevano e quello è il sentimento che loro hanno provato in quel momento, quindi sa che Ebru capisce quello che prova lei adesso perché è esattamente il sentimento che hanno provato quando il loro cliente, voi sapete che loro difendevano questo giovane, mi pare 14enne se non ricordo male, deceduto per posto della polizia, se ricordo bene, per proteste. E quindi dice, so che tu sai come io mi sento adesso. So you definitely feel a deep sorrow and anger, and you feel tired, exhausted. Quindi senti una forte, sai che io sento una forte tristezza e rabbia e ti senti perso e senza possibilità di sollievo, senza rimedio. Unfortunately, we were late, and I want you to know that we are all very sorry. Sì, vabbè, avete capito, lei dice sono molto dispiaciuta perché noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto, ma purtroppo siamo arrivati tardi e non abbiamo potuto fare niente per salvarle la sua vita. Lei è morta solo perché chiedeva un processo giusto. So, Ezra, I really want you to know all the actions done by your other colleagues who are not living in Turkey. I'm not just talking about Europe, but your demands, your action was heard by our colleagues all around the world. You got support from Lebanon, you got support from Colombia, you got support from Brazil. Every single country, the lawyers, we heard you, we know what you're telling to us. Noi sappiamo che ci siete, sappiamo ci sono manifestazioni di protesta in tutto il mondo, non solo l'Europa, Colombia, Messico, Brasile. Lei sa che noi ci siamo, i colleghi di tutto il mondo si stanno mobilitando. So I want you to understand that as lawyers all around the world, we are not just showing our respect to you, but we are also trying to take a position here. We are promising that we will never give up fighting to protect lawyers and human rights defenders. And secondly, we are promising to go on fighting for the principle of fair trial and other fundamental rights and for justice. We know that this is a part of our proficiency, and we promise you this fight will go on. Okay. Because we heard you. Dice che promette che la lotta per i diritti umani e per il diritto a un giusto processo andrà avanti e questa è una cosa che loro assicurano e non si fermeranno in questo senso. So these are my final words. I know that one of your last wishes was to be carried on the shoulders of female lawyers in your funeral. And our female colleagues, our strong female colleagues, they did it. You were carried on their shoulder. And today, as one of your female colleagues, I want you to know that
According to your testament, as a woman, as a female lawyer, I promise you that we will never stop fighting for a better and for a just world. Come la bara è stata per la bara di Ebru stata portata sulle spalle dei colleghi, lei dice che continueremo a portarla sulle nostre spalle nella sua battaglia per i diritti umani, e su questo loro non si fermeranno, forti anche del supporto degli altri colleghi nel mondo. And thank you, Ebru, for helping all of us to come together. Today we are in Padova for you. Thank you for starting an international fight, or being the starting point of an international fight for the fundamental human rights. And goodbye, my beloved friend. We are here all for you, and we are here for all, like, for our common values. And thank you, my colleagues in Padova, for giving me the chance to say goodbye to Ebru. Okay. Vedi, cara Ebru, noi siamo qua a Padova oggi, e grazie a Padova che mi ha dato l'opportunità di dirti addio, grazie perché voi avete cominciato una battaglia anche qua per i diritti umani, e addio, cara Ebru. Interventi, chiederei in particolare alla Presidente Fino di poter portare. Grazie. Solo due parole, perché dopo quello che ha detto l'Avvocato c'è ben poco da aggiungere. Chiedo scusa. Dire la verità al potere dovrebbe essere un diritto di tutti, ma non è così. E c'è chi dà la vita per esercitare questo diritto, e per consentire a noi di esercitare i nostri diritti e di tutelare i diritti di quelli che vengono nei vostri uffici e davanti alle aule e nelle nostre aule di tribunale perché siano affermati i loro diritti. C'è chi dà la vita come Ebru Tintic, la ringrazio e le rendo onore, ma c'è poi chi ha o dovrebbe avere il dovere di dire la verità al potere. E in primo luogo siamo noi magistrati quelli cui la Costituzione assegna il privilegio di essere soggetti solo alla legge. Ciononostante alcuni di noi, violando e calpestando questo privilegio, hanno rinunciato alla verità per il potere. E siamo tutti ogni giorno davanti a questo bivio. Qui, nella distratta ma ancora democratica Italia, qui per il momento non rischiamo la vita, ma non dobbiamo dimenticare il nostro passato né ignorare cosa accade in Turchia, cosa accade in Bielorussia, in Iran e in altre parti del mondo, dove è necessario essere eroi per affermare i diritti. A noi basta essere umani per affermare, tutelare, rispettare i diritti e per dire la verità al potere. Grazie. Grazie, Procuratore della Repubblica, dottor Cappelletti. Non vorrei essere portatore di una situazione istituzionale, ma piuttosto essere insieme, senza distinzione effettiva di ruoli, tra quelli che vogliono praticare la giustizia. La giustizia è un apparato, in quanto tale uno strumento, e tutti gli strumenti possono essere usati
in maniera corretta e in maniera scorretta. Questo porta poi a un risultato di giustizia con la G maiuscola, o di ingiustizia, ancora una volta in maiuscola, a seconda della respirazione, che è l'apparato nel quale si svolge la vicenda è capace di dare. Allora la giustizia deve essere l'ancella della civiltà. La giustizia in sé e per sé, ripeto, è soltanto uno strumento che può essere manipolato. Il faro, quindi, è quello del principio più alto di democrazia e di umanità, rispetto al quale capita e capitato, credo, anche in Italia, che molti hanno dato la vita. Mi riferisco ai delitti di mafia, ai delitti politici che si sono succeduti a carico degli esponenti della magistratura e anche dell'avvocatura. Profonda solidarietà, quindi, rispetto a chi soffre in questo momento più di noi, e un ringraziamento per l'iniziativa che ha portato alla ribalta, ancora una volta, la necessità dei valori. Buongiorno a tutti, io porto il saluto, la testimonianza dell'Unione Camere Penali e la Camera Penale di Padova. Le Camere Penali italiane da sempre sono attenti al problema della difesa dei diritti fondamentali con un apposito osservatorio che è l'Osservatorio sui diritti della persona. Ebru Tinti è morta perché ha deciso di lottare per la difesa dei diritti dei propri assistiti e per un giusto processo che non è stato garantito. Lei l'ha fatto in uno Stato che non riconosce da tempo i principi fondamentali della libertà e ha individuato gli avvocati come un obiettivo da colpire con forza, proprio per la tutela che svolgono gli avvocati. Che gli avvocati lo svolgono unicamente ai giudici, come ha detto il professor Sabino, i giudici che hanno ben nella mente quella che è la funzione della magistratura, cioè quella anche per loro della tutela dei diritti, di arrivare a un processo che sia giusto e che porti a una decisione giusta. Il sacrificio dell'avvocato Tintin ci ricorda ancora di più e ancora una volta l'alta funzione dell'avvocatura, soprattutto nei regimi che non consentono la difesa dei diritti umani, e testimonia come la professione forense sia rimasta in ogni parte del mondo l'ultimo baluardo di legalità a preservare il sacro diritto e dovere della difesa fino all'estremo limite del sacrificio della propria vita. Ricordiamo che non solo in Turchia, ma anche in altri paesi come l'Iran, come la Bielorussia, i diritti della difesa e degli imputati sono negati. Dobbiamo continuare a testimoniare e a protestare, dare un concreto aiuto e una concreta forza perché questi diritti non siano negati. Quindi bisogna continuare questa lotta che non deve finire oggi con questa manifestazione, ma deve continuare sempre, fino a che i diritti, che non è possibile che nel 2020 non siano riconosciuti in tutto il mondo. Quindi io ritengo che dobbiamo continuare a impegnarci in questa lotta. Grazie. Grazie a tutti. E con noi l'assessora Francesca Benciolini, assessora del Comune di Padova, alla pace e ai diritti umani, con la quale ho ricordato prima nel corso dell'assemblea, il Consiglio dell'Ordine partecipa nel percorso di tutela dei difensori dei diritti umani, nello specifico prevedendo proprio una forma di tutela nell'ambito delle shelter city, delle città rifugio, proprio per gli avvocati che siano perseguitati o sottoposti a denuncia. Grazie per essere qui. Grazie io a voi, a nome di tutta la nostra città. Ci tenevo veramente ad essere qua oggi perché stiamo seguendo le vicende
le vicende legate a questo impedire la possibilità di esercitare, di poter avere il giusto processo, di poter difendere i diritti umani di tutte le persone. Noi sappiamo che con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani siamo tutti nella stessa barca, i confini nazionali non hanno più un valore, nel senso che ogni persona deve poter godere di questi diritti, e il diritto al giusto processo è, credo, il momento più alto di questa difesa. Stiamo seguendo con questo gruppo trasversale che ha al suo interno l'ordine degli avvocati, all'interno l'ente locale, la nostra città, e tante associazioni anche della società civile che tengono a questo tema e con cui stiamo proprio seguendo tante situazioni come quella che ricordiamo oggi, ma che non avremmo voluto dover ricordare oggi per la tragicità del suo esito. Quindi da parte nostra grazie perché ci siete e che all'interno, per il fatto che all'interno della nostra città continuate a tenere alta l'attenzione su questo tema in un ingaggio che va al di là dei confini della nostra città, del nostro paese, e raggiunge posti del mondo all'interno del quale vorremmo essere anche in modo più attivo. Come città ci sentiamo impegnati e continuiamo a essere impegnati. Vi supportiamo, siamo presenti e vi ringraziamo. Speriamo presto di poter anche essere più attivi in modo diretto, ma sentiamo che in questo momento l'appoggio anche in questa situazione di pandemia che possiamo dare anche nel manifestare esplicitamente il nostro appoggio a tutte queste situazioni, a tutti questi avvocati e avvocate che sono nel mondo impedite di poter esercitare il loro lavoro, sia comunque significativo e molto importante. Grazie anche per questa diretta che credo che veramente ci abbia portato in città questo tema in modo ancora più forte e importante. Grazie. Grazie Assessore Muzzolini. Chiedo ad Aurora D'Agostino per l'Associazione dei Giuristi Democratici. Grazie a tutti di essere qui, grazie a Geren per averci dato il suo contributo, per aver salutato insieme a noi tutti i detti. Io dico pochissime parole anche perché non avevo preparato un intervento, ma vorrei ricordare di Ebru, della vicenda di Ebru, un aspetto che veramente a me ha fatto accapponare la pelle, ed è il fatto che in base a quella stessa perizia medico-legale, sulla base della quale poi, pochi giorni dopo la morte di Ebru, è stato rilasciato fortunatamente ed è stato messo agli arresti domiciliari, di fatto, insomma, Aitash Anshal, quella stessa perizia diceva ovviamente le stesse cose per Ebru, e diceva anzi in maniera più pesante, perché Bru stava peggio, stava molto peggio di Aitash. Ma lo Stato turco in quei giorni si è difeso davanti alla Corte Europea dicendo che non c'era problema, e pochi giorni dopo Bru è morta e Aitash è stato rilasciato. Io credo che questo gridi vendetta al cospetto di Dio degli uomini. E noi come giuristi democratici la nostra parte la vogliamo fare fino in fondo per difendere i colleghi turchi, per continuare a fare gli osservatori internazionali nei processi farsa che fanno i colleghi turchi, per continuare a denunciare gli arresti che continuano nei confronti dei colleghi, anche quelli che hanno difeso i plenisti sono stati arrestati un poco più di una settimana fa. In questi giorni sono in corso altri arresti, stanno ricercando altri colleghi, hanno arrestato parlamentari, hanno arrestato sindaci, hanno arrestato giornalisti. La situazione della Turchia è qui, a lato noi non possiamo lasciare che le cose continuino in questa maniera e che il governo italiano continui a non dire nulla su questa indegnità che è la Turchia, come quell'indegnità che è il regime che tiene in carcere Nasrin in Iran. Credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo, un po',
un atto di orgoglio e dire ciao, addio a Ebru, ma con forza, con determinazione a portare avanti la sua battaglia. Grazie. Ci sono interventi da parte di qualcuno di presente? Se nessuno vuole prendere la parola, allora io ringrazio tutti voi per essere stati qui. Lo abbiamo fatto perché, come dicevo, abbiamo tutti avvertito l'ingiustizia e la messa a repentaglio per tutti dei diritti fondamentali, ora in atto in Turchia, ma come si è detto, in atto in moltissime altre realtà. È molto bello, ho sentito di dirlo, che a questa manifestazione abbiano partecipato non solo avvocati, ma magistrati, presidente del Tribunale, procuratore della Repubblica, a simboleggiare che sui valori non ci sono uomini che tengano, e che quello che ho cercato di dire, dicendo che forse questa vicenda ci ha interrogato sul perché abbiamo deciso di svolgere il nostro lavoro, abbia qualche fondamento. Ovviamente per noi questo è un momento di ricordo per il gruppo, ma anche una chiamata a non dimenticare il suo sacrificio e a saper riconoscere in ogni luogo le ingiustizie. Grazie a tutti voi. Grazie.